Ciao, mi chiamo Diego Vaggi, abito a Domodossola e ho partecipato a questo scambio culturale con ragazzi spagnoli nel quale mi sono molto divertito. Abbiamo partecipato anche a organizzare un concerto nel quale ci siamo divisi i compiti, alcuni si occupavano delle luci, altri del suono. E quindi è stata un'esperienza divertente che ci ha anche insegnato a fare diverse attività che prima non conoscevamo e a conoscere gente di paesi diversi, culture diverse. È stato molto interessante. Il momento più bello della settimana è stato sicuramente la sera del mio compleanno, quando siamo usciti a mangiare. Poi è arrivata una DJ a suonare, abbiamo ballato fino a tardi e mi sono divertito molto. È stato sicuramente uno dei più bei compleanni che ho mai festeggiato. E ho partecipato al progetto Art Jamming con gli spagnoli. Un'esperienza che prima d'ora non avevo mai fatto, è stato veramente stupendo, dei giorni fantastici che ripeterai assolutamente. Un'esperienza particolarmente divertente che al momento ricordo, è stato appunto quando in visita in gita al lago d'Ontrona. Una volta arrivati sul posto e fatto il giro del lago, ricordo appunto Fernando che la prima cosa che ha fatto è spogliarsi in mutande e andare nel lago a farsi il bagno. Mentre noi quel mattino lì faceva abbastanza freddo, lui ha trovato il tutto molto caldo e spaccato a ridere. Dopo, successivamente, siamo andati anche noi a fare un po' il scimmio al lago. Sono Danilo De Regibus e nel progetto Art Jamming, progetto tra giovani ragazzi italiani e ragazzi spagnoli, sono stato il leader e mi sono occupato di diversi aspetti legati a questo scambio. L'aspetto più legato alla logistica è stato quello un po' di collaborare nell'organizzazione delle varie attività che i ragazzi hanno
più legate all'aspetto ludico che i ragazzi hanno partecipato durante lo scambio, quindi organizzare diverse serate, magari le serate in cui cucinavano gli spagnoli facendoci assaggiare prodotti tipici, serate in cui li abbiamo portati in giro per le nostre valli, vivendo in una zona legata a tante valli, facendo conoscere sia le bellezze naturali e anche gli aspetti culinari del territorio, e facendo vere e proprie attività dove si confrontavano le diverse esperienze di due gruppi, uno italiano e uno spagnolo, legati comunque alla creatività e all'arte.